al di là del fatto che i panni sporchi di solito si lavano in famiglia, Bannacci è uno di loro. Se effettivamente non lo volevano, dovevano non presentarlo alle elezioni quando era il momento giusto, non adesso perché lui minaccia di fare un suo partito. Per cui anche Marzio Favaro è fuori tempo, ma fuori tempo massimo. Risponde così Bruno Cipolla, ex consigliere comunale in Forza d'Alleanza Nazionale e oggi militante in Fratelli d'Italia, a Marzio Favaro, ex sindaco leghista di Montebelluna, che nei giorni scorsi aveva attaccato il generale Vannacci, accusandolo di essere un avventuriero della politica. Che tra gli alleati di governo ci sia qualche crepa e che il generale sia un fattore divisivo è ormai un fatto assodato. Poi non credo che questo sposti molto a livello di accordi, tra virgolette, romani, perché... credo che non valga la pena distruggere quello che stiamo costruendo per un personaggio. Personaggi passano, le idee e il lavoro rimane. Il banchetto organizzato da Fratelli d'Italia al mercato voleva portare il messaggio del programma meloniano ancora più vicino ai cittadini. Autonomia, premierato, riforma della giustizia e del fisco, i temi principali, ma anche il diritto di cittadinanza, con il dibattito tra Ius Scholae e Ius Soli che divide i militanti. Quello che dice la Meloni è molto chiaro. Io credo che però sia anche un problema di coscienza di molti, perché credo che sarà difficile allineare tutti i partiti su questo problema, perché c'è chi è favorevole alla cittadinanza di chi nasce in Italia, c'è chi è favorevole alla cittadinanza dopo tanti anni. Io sul piano personale ritengo che sarebbe giusto che chi nasce in Italia avesse la doppia cittadinanza, quella dei genitori di origine e quella italiana. Diciamo che un'area centrale vorrebbe la cittadinanza immediata al momento della nascita. Anche perché ci sono grossi problemi poi dal punto di vista amministrativo. Si potrebbe anche studiare una cittadinanza che dia dei diritti amministrativi pari ai cittadini italiani e non certi altri.